Signori, buongiorno, grazie di essere connessi, bentrovati. Siamo in sala regia della Bravo e passeremo insieme, se vorrete, insomma, inaugurerò, questo è importante, un'oretta per parlare di una delle tematiche più importanti del nostro lavoro, del lavoro di gelateria artigianale. E nella fattispecie parliamo della mantecazione. E qui sono in sala regia, un mio collega è in laboratorio, praticamente in aula tecnica dimostrativa. Produrremo anche due busti di gelato perché c'è un perché voglio arrivare a farvi vedere, a dimostrare un qualcosa di particolare, di specifico. E ho preparato delle diapositive, la tematica, la mantecazione, chiamata qua di eccellenza. Adesso le vediamo, dovrebbero iniziare a regola d'arte. Molto bene. Allora, cosa vuol dire mantecazione? Mantecazione è la trasformazione della miscela liquida in gelato, che è un prodotto che definisco semisolido. Praticamente è un gioco di quattro elementi. Ecco, io ho fatto questa slide dove vedete questo cono gelato centrale. I quattro elementi sono due ingredienti, acqua e zuccheri, e due elementi naturali che sono l'aria e il freddo. Molto bene. Praticamente questo fenomeno fisico che vede la miscela liquida trasformarsi in gelato, soprattutto la parte in cui l'acqua solidifica, parzialmente solidifica, cristallizza, si trasforma in ghiaccio, è una delle quattro proprietà collegative della materia. Quali sono? Sono l'abbassamento del vapore, l'innalzamento del punto di ebollizione, l'ebulloscopia e la pressione osmotica. Quello che interessa a noi è l'abbassamento del punto di congelamento, cosiddetto abbassamento crioscopico. Ecco, abbassamento del punto di congelamento è, che cosa? Adesso lo vediamo, la temperatura a cui l'acqua, in presenza di sostanze solide con capacità croscopica, che possono essere zuccheri, sali o addirittura alcol, volendo, alcoli o polialcoli ad esempio, comincia a cristallizzare. Infatti l'acqua distillata freddo, l'acqua a 0 gradi cambia il suo stato fisico, da liquida diventa solida, diventa ghiaccia. Però se abbiamo zuccheri e altre sostanze, l'acqua cambia il suo stato, inizia a cambiare il suo stato a una temperatura più bassa rispetto allo zero. Per cui per punto di congelamento possiamo, è la parola corretta, molte volte si dice punto di congelamento del gelato, no, punto di congelamento è il momento in cui è la temperatura in cui l'acqua, appunto, unita ad altre sostanze, qua ecco nella slide ho messo l'alcol, ho messo la vodka che a me piace, ho messo il sale, sono tanti sali minerali e poi gli zuccheri chiaramente, comincia a cristallizzare, può essere a meno 1, meno 2, meno 3. Questo avviene chiaramente in fase di mantecazione. Fase di mantecazione, il punto di congelamento è il momento in cui si crea il primo cristallino di ghiaccio dentro quello che da miscela si sta trasformando in gelato. Molto bene. Allora, però fin qui noi abbiamo visto tre di questi elementi. Li chiamo i pilastri del gelato. Sono l'acqua, principalmente gli zuccheri e il freddo. Ma manca qualcosa perché con questi tre elementi, se io praticamente creo una miscela di acqua e zuccheri e la metto a temperatura negativa molto bassa, il risultato è questo: un bel ghiacciolino. È buono anche il ghiacciolo, però se vogliamo ottenere il gelato ci vuole un qualcos'altro, un qualcosa di più. Vediamo che cosa è proprio lei, l'aria. L'aria che deve entrare nella miscela che si sta trasformando in gelato. Questo è il momento, diciamo, magico, particolare. Allora, in pratica, se volessimo riassumere in pochissime parole la mantecazione, il freddo, temperatura frigorifera negativa, fa ghiacciare l'acqua, i zuccheri non permettono che tutta l'acqua ghiacci, praticamente esercitano la loro capacità crioscopica. E durante la fase di mantecazione, per sbattimento, ecco qua il momento magico, il gelato incorpora, ingloba l'aria. Ma io vorrei un attimino vedere l'aria, da cosa è data l'aria, perché una miscela può incorporare più aria rispetto a un'altra. Ecco, da sempre si dice già la differenza di solidità tra una miscela e un'altra, una miscela con tanti solidi incorpora meno aria, una con pochi ne incorpora di più. Ma dipende quali sono anche questi solidi, non è proprio così secondo me, perché se i solidi chiaramente sono in gran parte grassi, ok,
zuccheri, però se nei solidi ho delle sostanze che invece favoriscono l'ingresso dell'aria nel gelato, magari non è proprio così, non è proprio così, c'è qualcosa che cambia. Allora vediamo un altro, perché entra l'aria nel gelato? Allora, numero uno, io l'ho diviso in due motivazioni. Abbiamo che cosa? Delle sostanze particolari. Allora, vediamo quelli che fanno entrare l'aria, perché ce n'è una che non fa entrare l'aria, ma diciamo che protegge le bollicine d'aria. Allora, le proteine, anche del tuorlo, io ho messo quelle del latte, latte in polvere, VPC, caseinati, soprattutto le VPC in particolare, quelle più pure sono all'80, adesso ci saranno quelle al 90, tra poco, per cento di purezza. Lo sbattimento cosa fanno? Denaturano, cambiano praticamente, perdono alcuno dei loro stati particolari e favoriscono la formazione di bollicine d'aria. Poi l'aria, signori, dal punto di vista chimico, l'insieme tra l'acqua e un gas. La bollicina è quella, volendo guardare. Poi abbiamo gli adesanti, signori, creano praticamente una soluzione, un colloide. Quando io sbatto un colloide, se l'aria entra, cominciamo praticamente a fare schiuma, creiamo una soluzione, un qualcosa che contiene aria. Ecco, per le proteine, torno un attimo alle proteine, scusatemi, voi pensate a una sostanza molto ricca di proteina, di albumine, che è l'albume dell'uovo, la chiara d'uovo, e pensate per sbattimento cosa succede, addirittura crea, solidifica, crea un prodotto che si chiama meringa, quella è tutta aria che entra dentro. Poi abbiamo alcuni emulsionanti, ci sono quelli della famiglia, i famosi E472, no? Sono A, B, C, D, F, e quindi sono cosiddetti areanti, si utilizzano solitamente non tanto per il legame, la capacità di ridurre la tensione superficiale che si crea tra acqua e grassi, praticamente non tanto come tensiattivi, ma si utilizzano molto come areanti. Addirittura anche i prodotti dociari E472 vengono utilizzati proprio per mantenere il volume di prodotti da forno. Poi ci sono i grassi, ecco, i grassi non è che facciano entrare l'aria, però dei gelati, perché se uno potrebbe in teoria mettere anche dei sorbetti, per amor di Dio, i grassi creano una specie di impermeabilino intorno alle bollicine d'aria, praticamente le preservano per un tempo più lungo e le robustiscono e fanno sì che evitano che scoppino con facilità, per cui li mantengono, diciamo, queste sono gli ingredienti, le sostanze che ci aiutano a inglobare aria e a tutelare l'aria inglobata, soprattutto i grassi. Adesso vediamo un attimo, poi, signori, è la capacità del mantecatore che mi può permettere un inglobamento d'aria migliore o peggiore. Lo stesso mescolatore che c'è all'interno, la velocità a cui gira, il freddo come viene condotto. Per cui i mantecatori sono tutti uguali, no, non è detto che siano tutti uguali, ci sono certi che favoriscono di più l'inglobamento d'aria e altri meno. Voi pensate che soltanto lo spazio che occupa il mescolatore all'interno del cilindro è basilare, è molto importante. Se ne occupa poco di spazio, l'aria inglobata solitamente è troppa rispetto a quella che naturalmente il gelato dovrebbe inglobare. Se occupa troppo spazio, l'aria inglobata si riduce, forse anche poca, rispetto a quella che naturalmente dovrebbe inglobare. Molto bene. A questo punto, perché entra l'aria? In che modo entra l'aria? Allora, noi produciamo il gelato, abbiamo sul lato della mia sinistra frontale un cilindro di mantecatore nella SDAI. E dentro il cilindro penetra il freddo, tramite evaporatori viene trasmesso il freddo, la temperatura scende di molti gradi sotto lo zero, ma se così fosse, ci lamentassimo a quello, cioè se il cilindro fosse vuoto con la miscela dentro, la miscela ghiaccierebbe, avremmo un ghiacciolo, il famoso ghiacciolo di prima. Invece all'interno del cilindro c'è un mescolatore che girando sbatte la miscela. E lo sbattimento serve sia a toglierla quando si deposita nei bordi interni, soprattutto nella parte bassa, e la ributta al centro, per cui la mescola, da qua il nome del mescolatore. Inoltre, per sbattimento, la miscela incorpora aria. Ecco, in maniera molto semplice, cosa succede dentro il silingio del mantecatore. Adesso io vedrei un attimino questa slide. Allora, 10 gradi, ma anche un po' prima, io valuto che chi ad esempio utilizza il pastorizzatore, pastorizza, fa maturare la miscela, la estrae a 4 gradi.
Io ho messo addirittura 10 perché se lavoriamo ad esempio con una macchina combinata, la cui parte bassa ha tutti gli effetti a un matricatore, la miscela scende calda, raffredda e intorno ai 10 gradi inizia a entrare l'aria per sbattimento. Entra l'aria, ecco, il punto di congelamento, io l'ho messo sotto nel secondo disegnino in cui vedete il cilindro. Praticamente cosa abbiamo? Del meno 1,5, meno 2, in relazione alle caratteristiche della miscela, è lì che determina il punto di congelamento dalle caratteristiche, potremmo con uno strumento che chiamo osmometro misurarlo già prima di metterlo nel cilindro e sapere qual è il punto di congelamento, però lasciamo stare la fantascienza, siamo artigiani, alcune attrezzature forse non ci interessano più di tanto, però a questo punto inizia a forarsi, però l'aria entra, accidenti se entra ancora. Il fenomeno cambia intorno ai meno 5 gradi. A meno 5 gradi, signori, i cristallini di ghiaccio si formano con una rapidità pazzesca. Se ne formano tanti che non lasciano più spazio alle bollicine d'aria di entrare. Ecco cos'è il fenomeno dell'ingresso dell'aria. Ecco perché si dice che a meno 5 il gelato non incorpora più aria. Non è che si rifiuta di incorporarlo perché dice ho cambiato idea, dopo i meno 5 non mi piace più la temperatura, io aria non la piglio più. Non è proprio così. È che a meno 5 ci sono talmente tanti cristallini, micro cristallini di acqua ghiacciata, che le bollicine non ci stanno più, non possono più entrare, a meno che, attenzione, a meno che cambio idea da artigiano diventi industriale. Ecco, quella che ho disegnato che ho fatto sopra, a grandi linee, potrebbe essere la struttura grafica del gelato prodotto con un continuo. Noi artigiano usiamo i batch freezer, i mantecatori, gli scontinui, invece l'industria utilizza i freezer continui. Il freezer continuo viene, oltre al freddo e all'agitazione, hanno dei cilindri molto lunghi e stretti, e dopo vediamo perché il cilindro deve essere molto lungo e stretto, anche se non sono stupidi quelli che fanno i continui. Un mescolatore che gira molto velocemente, però in un punto del continuo, nel cilindro, è prevista l'ingresso di aria compressa a 0,6-0,8 di bar, in relazione a quanta aria compressa, in relazione a quanta aria voglio incorporare. Cioè, praticamente, nella funzione del gelato industriale sono io che decido quanta aria. E se io volessi inglobare il 100% d'aria, la temperatura, signori, di estrusione non è più quella del gelato artigianale, è molto più alta. Intorno ai meno 5,5, meno 6 gradi, il gelato è pronto. Ha inglobato il 100% d'aria. Praticamente, se c'è tanta aria, c'è meno spazio per i cristallini di acqua ghiacciata. Ecco perché quando noi mangiamo un gelato industriale dell'Algida o dell'Unilever, delle varie aziende Unilever, e soprattutto un gelato che magari ha un bel volume, ma è molto leggero, l'assaggiamo e non lo sentiamo molto freddo al palato. Ha una sensazione, diciamo, inferiore di freddo rispetto al gelato artigianale. Perché? Perché c'è dentro tantissima aria. L'aria praticamente non ghiaccia e rende meno freddo al palato il gelato. Inoltre, non inibisce neanche i sapori. Ecco perché qualcuno mi domanda: ma come mai a livello industriale, se fai una miscela industriale, metti meno aromi? O non so, voglio usare anche una pasta nocciola, ne posso addirittura mettere meno. Incorpori più aria, dovrei metterne di più. Fino a un certo punto, signori, se voi il gelato lo assaggiate non a meno 8, meno 9, ma lo assaggiate a una temperatura più alta, tipo quello che offre l'industria, prodotto con i continui, voi sentite di più la dolcezza e di più anche il sapore, perché il freddo non inibisce, il freddo a una certa temperatura inibisce il sapore, ce lo sentiamo di meno. Sotto invece ho fatto il disegnino della miscela che sta diventando gelato con un 40% d'aria che attendibilmente è attendibile, penso, con il vostro lavoro. Noi con i nostri mantecatori incorporiamo da un minimo del 30 a un massimo di un 50 d'aria abitualmente. E per cui qua vediamo temperature di meno 8, meno 9, perché chiaramente abbiamo meno aria che occupa spazio nel cilindro, si può formare una quantità superiore e maggiore di cristallini di ghiaccio. Molto bene. Qua vediamo la trasformazione della miscela in gelato. Molto bene, io ho fatto delle torte, non torte che fate voi in gelateria, sono dei grafici, e questa potrebbe essere la torta di una miscela gelato, più o meno, no? Componenti solidi, quelli azzurrini, un 40%, acqua un 60%. Ecco, scusatemi se lo dico, ribadisco che, attenzione,
L'acqua, sì, anche se si può reintegrare il latte in polvere, le proteine, sì, ok. Solitamente l'artigiano lavora con latte fresco. Qui l'acqua viene immessa non come tale nelle miscele gelato, ne sommetto un altro discorso, ma viene immessa praticamente contenuta nel latte, nella panna, in grossa quantità, nel foro dell'uovo, ad esempio. Questi sono ingredienti che contengono acqua, anche il latte condensato un po' ne ha. Per cui ci sono vari ingredienti che contengono acqua. E per cui i componenti solidi sono immessi anche loro tramite che cosa? Tramite ingredienti solidi, gli zuccheri, il saccarosio è considerato anidro, il destrosio e lo sciroppo di glucosa idratato sono considerati quasi anidri, sono zuccheri che utilizziamo normalmente in gelateria. Poi una parte di componenti solidi, tipo non so, il lattosio, un altro zucchero, lo mettiamo. Sì, con latte in polvere, che è un ingrediente solido, ma lo mettiamo anche con latte e con la panna, che sono ingredienti liquidi. Questo per farvi un'idea che anche la parte solida, voi pensate che in una miscela artigianale, se non usate il burro, ma usate latte e panna per ottenere la quota di grassi che volete, quegli 80, 70, 90 grammi, voi quei grassi li mettete quasi esclusivamente con ingredienti liquidi. Tanta panna e latte, sì, poi un pochino magari il latte in polvere se lo volete calcolare a una piccola percentuale di grassi, vabbè. Però la gran parte, la grossa quota è immessa tramite materie prime, ingredienti che sono liquidi. Quando diventa gelato, ecco, lo potremmo vedere così il grafico. In blu abbiamo l'aria, ho messo un 30%, 30% oggi è veramente bassino, con gli ingredienti che usiamo solitamente ne incorporiamo un pochino di più del 30%. Abbiamo componenti solidi che nel volume si riducono un 28% dal 40% originario. Poi abbiamo una parte di acqua che ho messo ghiacciata, ecco, ho messo sia cristallizzata sia ghiacciata. Io quando faccio formazione mi piace parlare come mangio, mi piace dire i paroloni, che uno non capisce, a me interessa comunicare. Fondamentalmente acqua che ghiaccia, l'acqua ghiacciata il 25,2%, acqua liquida, che qua qualcuno mi dice grasso, si dice allo stato libero, sì, vabbè, lo so. Però se tu capisci liquido, io ti dico liquido. Allora a questo punto acqua allo stato libero o liquida, insisto, il 16,8%. Questa diciamo che è la torta di ciò che esce dal nostro mantecatore, del frutto della mantecazione. Molto bene. A questo punto io vorrei passare a due miscele. A questo punto mi collego con l'aula dimostrativa e ci dovrebbe essere un bel giovanotto. Ciao Marco, aspetta che Buongiorno. metto la cuffiettina che non ci sento. Un attimo Certo. solo. Ciao, Buongiorno bene? Angelo, buongiorno amiche, amici, che un ringraziamento particolare oggi al vostro collegamento, direttamente dalla showroom nella sede centrale di Bravo, assisterò oggi il maestro Angelo Grasso. Bevuto il caffè, non ti sei svegliato bene? Oggi mi sono svegliato in maniera straordinaria. Come sempre. È una grande opportunità per noi oggi, Angelo. Ti ringrazio. Cosa si fa, Marco? Allora, dunque, andiamo a inserire la nostra miscela precedentemente pastorizzata, l'andiamo a inserire diciamo nella parte superiore del nostro mantecatore gelmatic. Il nostro mantecatore Gelmatic, in questo caso un 305, ci consente di inserire la miscela in maniera estremamente facile e agevole grazie a questa vasca superiore, che non è una vasca, che si connette automaticamente all'interno del cilindro. Successivamente Allora, chiudo il tappo Marco, le diamo trasparente. un nome? La Come chiamiamo dici? Tramogia. Come dici? La chiamiamo Tramogia, che dici? Vai La chiamiamo Tramogia. avanti. Successivamente, grazie ai nostri tasti tattili, vado a iniziare il processo di mantecazione. Toccali con delicatezza, Molto. mi raccomando. Come dici? Ho detto toccali con delicatezza. Sì. Sono tattili, ma sono delicati. Certo. Sto scherzando, vai, dai. Abbiamo il nostro pannello frontale, che grazie alle colorazioni azzurre, in maniera estremamente intuitiva, mi vanno a suggerire
che questa macchina lavora con il ciclo a freddo. Successivamente, anche ovviamente i tasti tattili, abbiamo il tasto rosso di stop, lo start che è l'inizio, diciamo, del processo di mantecazione. Abbiamo un display grafico alfanumerico che ci mostra la temperatura della miscela attuale. Ovviamente quando saremo in fase di mantecazione la temperatura scenderà, e abbiamo la nostra flangia frontale, che dopo tu Angelo spenderai qualche minuto per la descrizione, dove possiamo anche controllare o inserire, diciamo, delle paste caratterizzanti o dell'alcol in fase di mantecazione. Quindi doppio accesso in fase di mantecazione, o di inserimento o di mantecazione. Marco, scusa, io so che tu hai un'altra miscela che produrrai con Tritico, però. Sì. Allora, qui abbiamo preparato la nostra miscela. Prego la camera di inquadrare. Allora, abbiamo inserito le nostre polveri. In questo momento vado ad inserire la parte liquida. Io amo mai gettare tutto in un colpo, ma amo mescolare in maniera tale che abbiamo una mescolazione omogenea. Successivamente inserisco il tutto, raggiungo la miscelazione corretta, eccoci qua, abbiamo unito liquidi e solidi. E apro il coperchio trasparente della mia vasca superiore, cilindro verticale che riscalda, del nostro Tritico. Prendo la mia miscela e in tutta facilità vado ad inserire la mia miscela. Recupero tutto il residuo, quindi abbiamo, vedete quanto facile è inserire la miscela, questo è un grande vantaggio. Chiudo il mio coperchio. Quella non la mantichi subito, spero. Come dici? Quella non la mantichi subito. No, in questo momento io, sempre grazie ai tasti tattili, nella parte che mi indica il processo di riscaldamento, inizio la mia pastorizzazione a 85 gradi, premendo start. Schiaccio un'altra volta così vedo la temperatura. Sì, abbiamo due possibilità. Abbiamo il display grafico che me lo indica. E abbiamo anche il display alfanumerico che mi suggerisce 85 gradi. Vai a cambiare, se vuoi. Ok, automaticamente la macchina inizierà a riscaldare. Marco, va bene così allora. Ottimo. Però ti voglio fare una domanda. Prego. Io guardo la televisione, se fa lockdown, i programmi televisivi, mi sembravi un chef stellato, però devo dire, perché gli chef stellati quando fanno qualcosa non dicono facciamo, ma dicono andiamo a fare? Ma sarà una, come si chiama, licenza poetica dettata dalle tre stelle Michelin? Io lo faccio. Sai cosa facciamo, Angelo? Appena ne incontriamo uno alla prima fiera disponibile, glielo chiediamo. Marco, noi non facciamo niente, noi andiamo a fare. Ci vediamo andiamo dopo, a fare. Ciao. Ciao. Allora, vediamo la crema A, vabbè, gli ingredienti sono ingredienti molto semplici, per un totale di 5.500 grammi, praticamente abbiamo caricato una macchina abbastanza importante, una macchina di 10 litri, un Tritico 610, e sono, non sto a leggere le quantità, latte fresco pastorizzato, latte in polvere schemato, panna, saccarosio, sciroppo di glucosa idratato 29DE, diciamo che è uno di quelli più utilizzati, destoso menedrato, poi c'è il tonno d'uovo di gallina, qua, che mi ha fatto la testa, ha messo gallina, vabbè, può essere qualcos'altro, magari non gallina. Chiaramente quello della miscela B sarà pastorizzato, perché non è stato
parte che è stata pastorizzata tutta la miscela, però se è fatta freddo, il prodotto immesso a freddo chiaramente deve essere sterilizzato. Poi lo stabilizzante per gelato uso per 5 per 1000. Vabbè, diciamo, ok, va bene. Qualcuno dice perché 17 grammi e non più di 20 grammi, 25 grammi, perché c'è il tuorlo d'uovo, e chiaramente voi sapete che già il tuorlo d'uovo è uno stabilizzante completo, proteina a parte addensante, lecitina a parte emulsionante. Poi abbiamo la miscela B. La miscela B è simile, manca un ingrediente rispetto alla A. Cosa manca? Un sciroppo di glucosio disidratato, poi per il resto è quasi uguale, molto simile. Sono fatta per 3.000 grammi, per 4.000, scusate, infatti stabilizzante sono 12 grammi, sono 3 grammi invece di 5 grammi, sempre perché ho una grossa quantità di tuorlo d'uovo, una portata contante di tuorlo d'uovo. E adesso volevo un attimino vedere con voi, abbiamo visto lo sbattimento e l'aria che entra, però oltre a non a entrare l'aria in fase di medicazione succede qualcos'altro, c'è l'acqua che in parte non ghiaccia. E allora su questo veramente la gelateria negli ultimi anni ha veramente investito moltissimo. Il primo trattato di gelateria, il primo documento, il primo libro, chiamiamolo così, manuale, era indirizzato all'industria del gelato e fu scritto negli Stati Uniti da Brooke, un tecnologo americano, si trova ancora in commercio, si chiama Ice Cream, vuol dire gelato industriale praticamente, dove già si comincia a parlare dell'importanza di sapere determinate cose, di sapere che sì, è importante magari calibrare tutti gli ingredienti che usiamo, ma è importante sapere anche che gli zuccheri hanno, e soprattutto o altre sostanze con capacità crioscopica, hanno molta importanza per l'ottenimento del gelato. Qualcuno dice, sì, fino a un certo punto, se un mantecatore lavora bene, il potere anticongelante sulla produzione non è così influente. Se è chiaro che se non metto zuccheri faccio ghiaccio, se ne metto troppi, però può variare di molti punti, mentre il problema è la conservazione del gelato a una stessa temperatura. Allora, se dovessi fare 20 tipi di gelato, 20 strutture frigorifere da poter praticamente tarare, predisporre a temperature differenziate, potrei fare quello che voglio, ma in realtà dell'artigiano, sia che abbia i banchi a pozzetto, sia che abbia la vetrina, è gestire, conservare tutte le qualità di gelato che produce a un'unica temperatura frigorifera. E allora ecco perché diventa importante questa saccarosa equivalenza che noi giustamente chiamiamo ormai, per convenzione nostra, potere anticongelante, abbreviato dalla sigla PACPAC, potere anticongelante. Ma da dove nasce tutto questo? Così per nostra curiosità, abbiamo acqua, zucchero e altre sostanze, e freddo, l'acqua cambia il suo stato a temperature più basse dello 0 gradi. Questo è l'abbassamento crioscopico. Ma perché lo zucchero, ad esempio, come altre sostanze, non fa ghiacciare l'acqua? Perché lo zucchero, parlando di zuccheri, e l'acqua sono molto amici. Sono due sostanze che appartengono, che hanno delle stesse peculiarità, sono tutte e due polari. Praticamente vanno molto d'accordo tra di loro e creano tra di loro dei legami molto forti, si vogliono un bene mai visto, e questi legami li creano nella loro struttura molecolare con dei ponti di idrogeno, che sono dei legami di idrogeno. L'idrogeno, chiaramente, i zuccheri cosa sono? Carbonio, idrogeno, ossigeno, sono veramente composti, sostanze composte da tre elementi chimici, carbonio, idrogeno e ossigeno. A questo punto vanno molto molto d'accordo e inoltre riescono a fare una cosa, riescono a far sì che l'acqua legata cambia il suo punto di congelamento, cioè non ghiacci più alla temperatura di 0 gradi, ma necessiti per ghiacciare di una temperatura più bassa. Ora vediamo un attimo, qua ho fatto un esempio, qua c'è Marco che mi chiama, è già arrivato col gelmatic, mamma mia che veloce. Pronti, eccoci Marco, qui. Che ci dice? Metto la cuffiettina, dimmi. Andiamo in estrazione dal nostro gelmatic. Andiamo ancora. Ma che bravo che sei diventato. Accelera un po' con l'intrusione, dai, che sei bravo. Bravissimo. Questa vedete, è la crema A. La crema B questa. Questa è la crema B. Perfetto. Abbiamo
raggiunto la consistenza desiderata, straordinaria. Vedete anche la vaschetta come si compone in maniera estremamente chiara. Amo ricordare che si mangia prima con gli occhi che con il palato. Infatti ne abbiamo visto in gelateria quel cliente che si mette il bicchierino nell'occhio dicendo anche l'occhio vuole la sua parte. Anche l'occhio vuole. L'ho visto fare con un caffè una volta, precato quello. Io vorrei condividere con voi il risultato della texture di questo gelato. Sai Marco, quando diventerai veramente bravo? Sì. Quando con questo sistema riuscirei a farglielo assaggiare. Sarebbe un grande piacere. Eh sì. Guardate Marco, la struttura. Grazie, ci sentiamo fra un pochino. D'accordo. Volevo mangiare tutto tu. Allora, qui ho cosa ho messo? Ho messo praticamente due contenitori che non esistono, due disegnini, che li faccio io, mi diverto con dei programmini che ci sono sul computer, quelli gratuiti, e ho voluto visualizzare così per farvi capire che abbiamo 100 grammi di saccarosio, 100 grammi di glucosio, destrosio, va bene. Vedete che il peso è lo stesso, ma la quantità è diversa, nel senso che vedete tante palline azzurre di saccarosio, tante, ma non tante come quelle del glucosio, che sono il doppio. Per cui la capacità di abbassare il punto di congelamento dello zucchero non è influenzata dalla massa totale, ma dal numero di particelle che questo zucchero riesce a regalare alla miscela gelato, alla soluzione zuccherina, alla miscela gelato, che poi oltre al zucchero, è una soluzione complessa, non ha solo zucchero, tante cose. Per cui non è tanto il peso o la massa, quanto la quantità di particelle che diciamo si dissolvono nell'acqua, che si sciolgono nell'acqua che lo zucchero, nella fattispecie, è in grado di regalarci. Ecco qua adesso non vi spaventate, uno vede questi numeri, noi siamo in grado di sapere, conoscendo un pochino la chimica, non è che in gelatiera deve diventare un chimico, per l'amor di Dio, che insomma, rispetto al passato, dall'inizio, che addirittura se i greci, gli antichi greci, si occuparono di chimica, iniziarono a cercare di capire cos'era la materia che li attorniava, tutto ciò che ci attorna è materia. Per cui capire un attimino alcune cose. Poi, alla fine del 1700, il chimico russo Mendeleev cosa fece? Praticamente creò una si chiama tavola periodica di elementi, iniziò a catalogare i vari elementi chimici che a tempo si conoscevano. L'idrogeno, l'ossigeno, il carbonio, nella fattispecie, sono quelli che interessano molto a noi. A un determinato momento erano agli inizi di più di 50, poco più di una cinquantina, adesso sono ben più di 100 gli elementi che conosciamo. E con gli elementi, noi, se la vediamo in questa tavola, vediamo dei numerini. Ecco, sommando alcuni di questi numerini, i numeri di atomi di cui sono composti gli elementi, hanno il numero atomico, noi riusciamo a dare a, diciamo, questi atomi una massa atomica, un peso atomico. Allora, per fare un esempio, qualcuno dice uno zucchero è più pesante o uno più leggero. Come quello che dice 100 grammi di acqua pesa più di 100 grammi di piombo, no, cioè insomma, è il gioco delle tre carte. Sono sempre 100 grammi sia per il piombo sia per l'acqua. Però se voi guardate una formula chimica, ad esempio, di un monosaccaride, il glucosio, C6H12O6, vedete 6, 12, 6, idrogeno, C, H, carbonio, idrogeno, ossigeno. Se voi vedete, ad esempio, un disaccaride, il saccarosio che conosciamo tutti, le cose cambiano un po'. Abbiamo C12, H24, O11. Cioè, praticamente, vedete che ci sono tanti numerini, cioè i numeri sono di più, sono più importanti, e questo determina appunto la mole, cioè, che cosa? Il peso, la quantità, il peso di questo zucchero che noi cambiamo, il peso poi atomico, non è il peso che lo pesiamo. Tant'è vero che
Pesare un atomo è un casino, ragazzi, scusate la parola, c'è un problema, non è facile. Tant'è vero che per risolvere questo problema un torinese, un piemontese, non era di Torino, un certo Avogado, un altro chimico italiano, gli italiani hanno dato molto al mondo, ragazzi, bisogna essere orgogliosi di essere italiani, veramente abbiamo dato tantissimo nella storia del mondo. Convertì praticamente questo peso in moli. Allora, termine moli. Allora, se prendo 100 grammi di glucosio, lo divido per il suo peso atomico in grammi, cos'ho? Ho 0,55 moli. Saccarosio, 100 grammi, diviso il suo peso, 342,30 moli, praticamente mi viene fuori 0,29 moli. Qua viene fuori che praticamente sono più moli quelli del glucosio rispetto a quelli del saccarosio. E così deve essere, così è. Infatti, allora, noi per convenzione, quando vogliamo conoscere il PAC, il potere anticongelante di una sostanza, può essere un po' di alcol, può essere uno zucchero, lo stesso alcol, non facciamo altro che riferirci come metro, come indice di misura allo zucchero saccarosio, a cui abbiamo assegnato un potere anticongelante 100. Allora, 100 grammi di saccarosio non fanno ghiacciare 100 grammi di acqua. Vabbè, diciamola così, non è proprio vero, però... Allora, per conoscere il PAC del glucosio, abbiamo 100, in questo caso, diviso le moli del saccarosio, che sono 0,29, per le moli del glucosio, che sono 0,55. Il risultato è 189,65, che è il PAC del glucosio. Quello del destrosio, signori, è uguale, perché il glucosio è destrosio. Ma perché ci dicono 180? Dobbiamo considerare una percentuale di umidità che ha. Poi in realtà questo zucchero, quando noi lo usiamo, diciamo a livello pratico, il cosiddetto destrosio monoidrato. Ecco, questo praticamente è ciò che interessa più di tanto a noi. Però io ho detto una cosa prima, è che fondamentalmente il potere anticongelante, sì, la capacità igroscopica influisce e ci permette di ottenere il gelato, il sorbetto, tutti i prodotti ottenuti per mantecazione, sono dura, non... Ma addirittura oltre a capacità crioscopica ci regalano gli zuccheri che mette la dolcezza, il sapore, esaltano tante, tante altre cose. Ma a cosa ci interessa realmente per la conservazione? Ora, quando noi produciamo dei gelati per riempire una vetrina, una gamma produttiva, ecco, ci apprestiamo a affrontare una produzione di gamma, no? A un certo punto ci interessa più che altro questo. Allora, molto parlano del PAC relativo. Ecco, il PAC relativo è il potere anticongelante, la capacità croscorica delle varie sostanze che ce l'hanno in milligrammi di miscela finale, in percentuale. Sì, ma se una miscela ha 600 grammi di acqua, se ne ha 320, scusate, se ne ha 580, ad esempio, o se ne ha addirittura 680, questo PAC relativo non mi garantisce che tre gusti prodotti con queste percentuali di acqua in relazione a quella dei solidi poi si conservino spatolabili. Beh, quello che mi interessa è che fondamentalmente il potere anticongelante sia quello che viene chiamato assoluto per convenzione, che è il rapporto tra il PAC relativo e l'acqua che abbiamo, l'acqua congelabile. Infatti ho fatto un esempio, un PAC relativo del 24%, io ho messo 240, ecco, quando lo sommate qualcuno mette 240 grammi di PAC, ecco, 240 grammi di PAC non esistono, è il 24%, come la dolcezza. Quant'è la dolcezza? 175 grammi di dolcezza, e no, è il 17,5% di dolcezza, non pesa il potere anticongelante e la dolcezza. Abbiamo un totale di 600 grammi di acqua, per cui 400 saranno i solidi. Per conoscere il potere anticongelante cosiddetto assoluto, io divido il PAC relativo, in questo caso 240, diviso la quantità di acqua e moltiplico per 100. In questo caso il PAC assoluto è 40%. Ecco, sotto ho fatto degli altri esempi in cui il PAC relativo cambia, diventa 260, diventa 280, ma l'acqua rimane sempre la stessa quantità. E signori, cambiano i valori, il PAC assoluto diventa il 43,3
nel caso dei 260 di impatto relativo, diventa addirittura 280 nel caso del 280, scusate, diventa 46,6 nel caso del 280 del 28% di impatto relativo. Cioè, questo vuol dire che questi tre gelati a una stessa temperatura non si conserveranno bene. Usciranno tutti e tre dal mantecatore, se il mantecatore lavora bene. Ho detto se il mantecatore, senza poi usciranno asciutti, per l'amor di Dio. Però se li mettiamo in una vetrina alla stessa temperatura, uno si conserverà bene, magari, ma diciamo il secondo, quello in mezzo, 43,3, quello al 40 diventerà duro e quello con il bar del 46,6 tenderà a sciogliersi. E come consideriamo sempre l'acqua congelabile. Abbiamo sempre delle eccezioni che riguardano soprattutto quei gusti che hanno appunto dei componenti solidi che cristallizzano nel gelato e inoltre imbibiscono, succhiano acqua. Quello che conosciamo molto bene è il cacao. E infatti il cioccolato è considerato un po' la bestia nera per l'artigiano gelatiere, perché voi pensate che 50 grammi di cacao si succhiano 100 grammi di acqua. Per cui anche se noi nella nostra ricetta vediamo sempre 600 grammi di acqua, non è detto che 600 grammi di acqua siano tutti congelabili. I congelabili ne rimangono solo 500. Ecco perché dobbiamo, in quel caso, lavorare sul potere anticongelante. Dobbiamo praticamente, invece di avere 40%, come nella prima riga di acqua che rimane libera e 60 di ghiaccio, magari faremo il contrario, arriveremo ad avere il 60 che rimane libera e 40 che cristallizza, per cui anche il pH assoluto sarà maggiore, ma anche il pH relativo non sarà più il 24%, diventerà il 30, il 32, il 34 in relazione a quello che dobbiamo ottenere. Molto bene, adesso signori io tornerei un attimino a ste ricette, senza stare a leggere gli ingredienti. Allora, questa 62% d'acqua, al 38% di solidi, all'8% di grassi, vedete, un prodotto, diciamo, normalissimo. Vediamo un attimo, dolcezza 17-18%, l'avevo messo, il 25% di pH relativo. Allora, il 62% è l'acqua, il pH relativo è il 25, faccio 25 diviso 62%, qua abbiamo un pH assoluto del 40. Questo è un prodotto che a grandi linee si conserva a meno 12 gradi centigradi. Vediamo l'altro prodotto che dovrebbe uscire dal frigo fra poco, penso, Marco dovrebbe estrarlo. E signori, quali cose cambiano? Allora, abbiamo quasi le stesse caratteristiche, i grassi sono l'8%, i solidi sono sempre il 38%, l'acqua è sempre il 62%, si assomigliano a questi prodotti, la dolcezza è pressoché la stessa, però qua abbiamo un pH relativo del 36%. Infatti, se vedete gli ingredienti, qua abbiamo una quantità di destrosio veramente elevata, supera il saccaroso. Allora, crema B, acqua 62%, meno pH relativo, 36%. Abbiamo pH relativo 36% diviso 62% dell'acqua. Abbiamo un pH assoluto del 58%. Questo, signore, è un prodotto che si conserva a meno 18, ecco, magari non spatolabile, io uso un altro termine, cucchiaiabile, perché ti porta il gelato a casa, signori, non è che proprio si mette a spatolare come noi in gelateria, però gradisce riuscirlo a spostare bene con un cucchiaio senza usare il martello pneumatico, questo è importante. A questo punto mi collego un attimo con Marco. Marco, eccoci, andiamo in estrazione. Vai a fare dal nostro critico. Vai a fare. Aumentiamo, se vogliamo, la velocità. Questa è la A o la B? Questa è la B. E quella praticamente con un potere anticongelante più elevato, giusto? Assolutamente. Vedete come esce? Asciutta. Praticamente non c'è differenza, ma questa non è merito mio. Sono due ricette normalissime, l'avete visto. Ma il merito è della macchina che le ha interpretate in maniera corretta. Io vorrei sottolineare la consistenza straordinaria di questo gelato. Sicuramente i nostri amici da casa
lo riescono a percepire. Guarda che quasi ora di mangiare le colline in bocca, fa bravo, per non insistere. Guardate. Che bravo. Marco, ti ringraziamo tutti, io ti faccio un applauso virtuale. Senti il mio applauso? Grazie, sì, l'ho sentito. Ecco, immagini tanta gente che sta facendo così come me, vedi? Grazie. Grazie, sei stato tesoro, bravo, grazie. Ecco, torniamo a questo, avete visto praticamente cos'era lo scopo? Far vedere come con due prodotti apparentemente simili noi possiamo avere dei risultati assolutamente differenti. Cioè, chiaramente, quei due prodotti alla stessa temperatura non esiste che si conservino. Si conservano a temperature completamente differenti, però ecco, la conoscenza del pack hanno essere da questo, gestire un po' le nostre problematiche del gelato in fase soprattutto di conservazione. E nella costruzione della ricetta, che è una fase molto importante, tenere conto appunto, conoscendo come sono fatti gli ingredienti, le loro caratteristiche, appunto di queste informazioni che sono molto importanti. A questo punto io vorrei parlare un attimo di rivoluzione del mantecatore. Allora, il gelato si dice, io non c'ero, hanno detto anche a me che sia stato inventato da questo signore, un architetto fiorentino di nome Bernardo Montalenti, e mi si disse anche che fu inventato per allietare e stupire gli invitati che andavano a cena la sera dalla famiglia dei Medici a Firenze. I Medici regnavano su Firenze e lui organizzava gli eventi, questo Bernardo Montalenti, questo signore. E anche un pochino per intimorire. Quando dico intimorire, qualcuno mi dice perché uno li invita a cena e mi intimorisce? Perché i bricconi che lui invitava a cena a volte erano i regnanti degli stati che confinavano con Firenze. E se avessero visto Firenze povera, magari gli avrebbero fatto guerra. Dico, tanto sono dei poveracci, la vinciamo, facciamoli guerra subito. Loro dovevano fare vedere opulenza, che stavano bene, che buttavano via roba. Dico, qualcuno a volte mi dice, ma scusa, come riuscì Bernardo Montalenti a fare il gelato quando l'impianto frigorifero fu realizzato molti anni dopo, addirittura alla fine del 1800, da un fisico tedesco, von Litt? No, si poteva perché Montalenti sfruttò, diciamo, una scoperta di Galileo. Galileo Galilei, astrofisico, ha inventato il telescopio, però ha inventato anche il termometro, e ha scoperto che unendo il ghiaccio e il sale, la temperatura nell'ambiente circostante scende sotto lo zero. Ecco, questo è il momento magico delle scuole alberghiere. Quando insegno ai ragazzi, oggi pomeriggio sono con i ragazzi delle alberghiere, qua scoppia la risata quando dico questa frase, che il sale ha la capacità di detrarre calore al ghiaccio. Questi ridono perché dicono il ghiaccio è freddo, che cavolo di calore ha? Eppure è possibile. E la temperatura da zero scende di molti gradi sotto lo zero. L'evoluzione, insomma, la prima macchina del gelato era una cosa così. Un mastello di legno, all'interno una sorbettiera, un contenitore rotondo di materiale cilindrico, di materiale ferroso, allora non c'era l'acciaio, c'era il ferro, e nell'intercapegine si metteva una certa percentuale di ghiaccio e una certa percentuale di sale. E poi con la manina e con una spatola si girava per staccare il prodotto dai bordi interni e dal fondo dove tendeva a depositarsi i ghiaccianti, e l'aria si faceva entrare per sbattimento. Molto bene, ma andando avanti, una signora molto creativa, si sa che le donne hanno intuizioni a volte superiori a quelle dei maschietti, applicò la nuova tecnologia della meccanica, parliamo del 1820 in New York City, per fare meno fatica nel suo lavoro. Applicò praticamente una serie di ingranaggi, una manovella che provocava il movimento rotatorio all'interno delle spatole che aderivano al fondo e ai bordi interni. Nacque la sorbettiera manovella. L'evoluzione poi prevede che cosa? In Italia nel 1927 il famoso brevetto di Otello Grattabriga bolognese, un meccanico bolognese, che inventò questa macchina, diciamo, quasi automatica. Sia la spatolazione, sia il movimento rotatorio era garantita da un motore elettrico, il freddo era dato non più da ghiaccio e sale, ma da un liquido frigorifero anticongelante, che si chiama liquore. Però attenzione, qua è una macchina fino a un certo punto automatica. Io dovevo capire quando il gelato era pronto, guardandolo, toccandolo con la spatolina, Francesca Santesoro,
e poi dovevo estrarla sempre con questa lunga spatola, per cui l'estrusione non era automatica, come la valutazione della raggiunta consistenza non era automatica. Ci voleva un po' di esperienza quando si lavorava su queste macchine. Chiedo scusa, no, non è grata. Io so chi sei tu lì che stai guardando, che pensi che questa sia grata. È acqua. Grata stasera, andiamo avanti. Poi, vediamo un attimino. Oggi il mantecatore. Qua Francesca, sei d'accordo se ci ricolleghiamo con Laura, lo vediamo fisicamente, senza slide? Così faccio una sorpresa a Marco, non mi dire che è andato via. Marco, ti ho salutato, vedi che sono ancora qua. Certo. Non mi dire che hai già pulito il germatico. No, lo sto, sono in fase di pulizia. Ah, stai andando a pulire. Sì, eccoci qua, però lo mostriamo. Senti, vediamo la macchina, mi interessa, perché poi praticamente Germatic è la parte bassa di Tritico, sì. Sulla maschera, non è che ci sia questa differenza. Allora vediamo un attimo le caratteristiche. Germatic comunque, abbiamo che cosa? Un coperchio trasparente, dove tu l'hai già descritta bene, abbiamo la tramoggia di carico, che è molto ampia e ci permette di far scendere anche ingredienti solidi che hanno una certa consistenza. Ok, ho ragione o ho torto? Hai la super ragione. Hai super ragione. Ti ringrazio. Poi scendiamo, abbiamo il frontale. Quello un po' più basso, però, bravo. Perché non è azzurro e rosso? Come dici? Come Tritico. Perché non è azzurro e rosso come Tritico? Come Tritico? Perché la macchina indica, o perlomeno il colore, indica che questa macchina lavora solo nel processo a freddo. Bravo, è un mantecatore, non è una combinata come Tritico. E a questo punto abbiamo che cosa? Dei tazzi tattili di facile intuizione, e abbiamo che cosa? Un display alfanumerico che ci permette sia di leggere i dati che la macchina ci comunica, vedere la temperatura durante la fase di mantecazione e poi impostare i vari programmi di cui la macchina è dotata. Andiamo giù un attimino, scendiamo e vediamo la frangia. Ecco, qualcuno spesso mi chiede perché non è in acciaio. Allora, è la stessa frangia che monta anche il Tritico. Ma vediamo il perché per Germatic. Allora, noi siamo in un paese umido, ma l'umidità la troviamo in tanti paesi del mondo dove si produce l'aria gelato. L'umidità crea la condensa. Se il materiale non è adiabatico, ma è termoconduttore come l'acciaio, si forma che cosa? Si formano tanti cristallini di acqua ghiacciata che nulla hanno a vedere con la mantecazione, sono fuori. Addirittura a volte si formano degli assembramenti di acqua ghiacciata che impediscono il corretto l'apertura del portellino, cioè si fa fatica a aprire il portellino. Ora noi abbiamo un materiale adiabatico che si chiama Tritan, non è plastica, è un polimero evoluto prodotto dalla Bayer di Leverkusen, che è l'azienda leader mondiale nella produzione dei polimeri. Pensa che il Tritan viene utilizzato anche per rivestire alcuni mezzi spaziali della NASA, per intenderci. Poi vediamo un'altra cosa importante, il cilindro. Mi toglieresti il mescolatore dal cilindro, per piacere, Marco? Certo. Con questo è un 305, è una macchina da 5 litri. Poi chiaramente il cilindro ha sempre lo stesso diametro e si allunga nei modelli con capacità produttiva più importante, però il cilindro è abbastanza lungo ma non tanto largo. Questa scelta è data dal fatto che noi la conduzione termica ce l'abbiamo non sul fondo e neanche sulla frangia, l'abbiamo sui bordi interni. Quindi quando un cilindro di mantecazione è corto e molto largo, ha uno spazio di conduzione termica non così importante, non dico insufficiente. Di fare macchine sa come le fa, però diciamo più ho spazio. Noi parliamo dall'industria, guardate i continui, che cilindri stretti e lunghi lunghi che hanno, proprio per avere un buono spazio di conduzione termica. Molto bene, Marco, a questo punto io prenderei il mescolatore. Ecco, il mescolatore è tre pale, è stato studiato per occupare il giusto spazio di ingombro all'interno del cilindro. Ci sono dei calcoli che si possono fare. E per non favorire un eccessivo incorporamento d'aria in fase di mercazione e anche per non precludere una
sufficiente incuperamente d'aria in fase di masticazione. Le parti a contatto col cilindro sono identiche alla Schianti, sono su mole autofrizzanti, aderiscono perfettamente, sono una lega di metalli. Io sinceramente non so cosa sono, perché i metalli non mi hanno mai detto quali sono, il segreto. Perfetto. Una cosa molto interessante da vedere insieme ai nostri amici è la tenuta in asse del mescolatore. Allora, nei mantecatori ne abbiamo un punto di incastra che è in puleggia, quel foro che vedete in fondo al cilindro. Qua abbiamo il doppio punto di incastra, puleggia ma anche frangia. Abbiamo un perno di tenuta incastro. E fa vedere che si incastra il mescolatore, Marco. Perno lo vedo. Qui è una doppia tenuta, questo mi garantisce che il mescolatore è sempre in asse. Allora, se il mescolatore non è in asse, lo vedete oscillare, ci può essere, nel minore dei casi, quello che auguro, un'usura, diciamo, anomala dei raschianti. E finiva bene. Però, quando cambia una fase, se sobbalza, il rischio più grosso è la perforazione del cilindro. Allora, questo è una cosa che non auguro a nessuno, perché sono dolori grossi. Qua non possiamo averlo, perché abbiamo sempre la tenuta in asse del mescolatore. Piccole cose, ma importanti. Allora, a questo punto, Marco, ti ringrazio sul serio, perché passo su dei punti della macchina che i nostri amici non possono vedere. Vedi, le slide mi aiutano a questo. Angelo, andai nella macchina tu? Vorrei far vedere quanto facile montare la flange e il mescolatore. Credo che sia opportuno. Faglielo vedere. Guarda, molto semplicemente, innesta baionetta, il mio mescolatore, lo adagio all'interno del cilindro, mezzo giro e il gioco è fatto. Senti, io ti ringrazio ancora, allora, spero che dopo andiamo a mangiare insieme. Grazie Angelo per la straordinaria opportunità di oggi, è sempre un grande onore stare al tuo fianco, okay. Ed è sempre un onore lavorare con queste macchine. Ciao Marco, grazie. Allora, come ho preparato le slide, ne ho parlato io, forse più non avete visto, però sono due cose che non potete vedere, purtroppo dovrei togliere addirittura la coibentazione intorno al cilindro, qualcuno qua mi spara subito. E con l'apparatore standard, cos'è l'apparatore standard? Sono due cilindri, praticamente la parte dell'impianto frigorifero che emette il freddo, che dove ci viene regalato il freddo, è quello che attorno il cilindro di navigazione, è lì che ci serve il freddo. Allora, uno è lamellato in ghisa, uno molto fine perché costa di più, e quelli in rame, vengono saldati e formano un labirinto. Il gas dalla parte frontale della macchina entra, corre nel labirinto e quando arriva in fondo al cilindro rigocciola nel compressore, praticamente questo ciclo dell'impianto frigorifero. Però la Bravo ha avvisato una cosa, che arrivato a metà il gas non è più così potente, infatti la parte di gelato dietro non entra in consistenza come la parte davanti. Ecco perché già da molto tempo la Bravo ha un altro suo brevetto molto importante, sia su Tritico sia su Germatic, dell'evaporatore ad anelli. Sono praticamente degli anelli d'acciaio che attorniano il cilindro. In ogni anello viene iniettato il gas frigorifero, per cui la temperatura, la costanza, l'intensità del freddo, ecco, più corretto, che abbiamo davanti, ce l'abbiamo anche dietro, non cambia niente. Questo è, uno dice, piccolo particolare, uno dice, perché esce tutto asciutto da Germatic e gelato? Esce tutto asciutto per questo motivo, perché non abbiamo meno freddo dietro rispetto a davanti, perché abbiamo un tipo di evaporatore studiato apposta per mantenere la qualità di freddo su tutta la lunghezza, questo è importante, del cilindro. Poi un'altra cosa che ci tengo a farvi vedere è un impegno, a parte che economico, ma un impegno anche, diciamo, sociale che noi ci prendiamo. L'acqua è un bene prezioso, le macchine Bravo hanno un condensatore brevettato dalla Bravo, studiato, realizzato dalla Bravo, che si chiama a piastre. E invece quello che vedete adesso è un condensatore standard di una qualsiasi macchina del gelato. In soldoni cosa vuol dire? Vuol dire che ci permette, mi permette di risparmiare il 38% d'acqua, quasi il 40% d'acqua in meno, pensate, rispetto al condensatore standard. Queste sono piccole cose, insomma, piccole cose che adesso qua le slide volevo fare vedere, diciamo che le abbiamo viste.
Come funziona Tritico? Ecco, Tritico ha vari programmi operativi, ha un programma barometrico, praticamente sente la corrente elettrica, l'assorbimento, gli ampere, questo è uno dei classici. Ha un programma a temperatura, abbiamo delle sonde di temperatura, per cui possiamo decidere a che temperatura far uscire il gelato e noi, quando siamo bravi, decidiamo la temperatura, tutti i gelati escono quando hanno raggiunto quella determinata temperatura. Abbiamo colpi di alta velocità, a temperatura, mezza vasca, vasca intera, in relazione a come si lavora, a come si caricano le macchine. Quando un macchinario magari può fare mezza vaschetta, ne può fare un'intera, per amor di Dio, cioè per fare una vaschetta può farne due in certi modelli, per cui abbiamo questa possibilità. Tutti i bei programmi, però, quello che contraddistingue le macchine Bravo, la fattispecie Gelmatic, ma anche Tritico, in alcuni modelli è il sistema ionico. Il sistema ionico io amo dividerlo in due parti. Allora, la prima parte del sistema ionico riguarda la velocità del mescolatore. Abbiamo detto che il gelato incorpora aria in fase di medicazione fino a meno 5 gradi, poi non incorpora più perché sono talmente tanti i cristallini di acqua ghiacciata che non c'è più spazio per le bollicine d'aria. Bene. Allora, il mescolatore è praticamente regolato nella sua funzione da un'intelligenza elettronica che gli fa cambiare la velocità in relazione al momento della mantecazione. Tutto è stato studiato con delle prove fatte insieme a voi per capire qual è il momento e mantenere. Qual è il grosso problema, signori? Che se il mescolatore gira sempre alla stessa velocità, una parte di quelle bollicine scoppia, non ce la fa. Il mescolatore deve rallentare la velocità per mantenere inalterate la qualità dell'aria del gelato. L'unica macchina è la verticale, gira molto piano e riesce a mantenere un po' di più, però dopo, se non faccio attenzione e non riesco a capire il momento in cui è ghiacciata sufficiente quantità d'acqua, esplodono anche lì, anche nella verticale, le bollicine d'aria. Allora, come gira il mescolatore? Velocissimo, fino a meno 5 gradi, per favorire il inglobamento d'aria, e poi rallenta 6 volte. Alla fine gira lentamente, lentamente, per mantenere la qualità dell'aria incorporata a meno 5, fino quasi la qualità dell'aria. Sì, ho capito, non è proprio tutta da quei quasi, fino al momento dell'estrusione. Questa è la prima parte. La seconda, ve lo dico in parole molto, molto semplici. Ora ci sono cambiamenti di stati, c'è un discorso di acqua che contiene componenti solidi, infatti il sistema ionico non funziona con l'acqua distillata perché non ci sono sali minerali dentro, però quello che interessa a noi, ancora più tranquillo e più semplice, è questo, che l'acqua noi la troviamo a diversi stati, aree forme, vapore, non ci interessa, liquida oppure solida, ghiaccio. A noi interessano gli ultimi due, liquida, solida. L'acqua quando è liquida, o se preferite allo stato libero, conduce elettricità. Gli accidenti se la conduce, soprattutto se ha dentro dei sali disciolti. Ghiaccio no. Quando l'acqua ghiaccia, non trasmette più. E qua l'uovo del colombo del sistema ionico. Che cos'è la miscela gelato se non un prodotto che contiene tanta acqua, costituito da tanta acqua? Acqua che in fase di mantecazione in parte ghiaccia e in parte rimane liquida. È tutto qua, signori. Praticamente l'intelligenza elettronica decide quando è ghiacciata la giusta percentuale di acqua in relazione al tipo di miscela che metto dentro. Non si comporta allo stesso modo. Addirittura cerca di aggiustare un eventuale errore che ho commesso io nella miscelazione, nella pesatura o addirittura a monte nella ricetta. Cioè, ho sbagliato, lei cerca di interpretare ugualmente il tipo di miscela che riceve per farmi ottenere l'ottimale qualità. Io, signori, avrei finito, ho detto un'oretta, cioè ci siamo, penso di aver quasi spaccato il minuto, sono contento, vi ringrazio tanto, non vedo l'ora di poter venire ancora nuovamente insieme a voi, veramente mi manca molto il contatto con voi, l'empatia, sì, questo sistema fortunatamente esiste, voi pensate 20 anni fa sarebbe stato difficile poter incontrarci oggi, passare questa rete insieme, invece è veramente bello poterlo fare. Signori, non vedo l'ora, ripeto ancora, di venire in mezzo a voi, vi ringrazio di aver passato questa rete con me, spero di non avervi annoiato, questa è la cosa più importante. E che dire, signori, insisto ancora, spero che potremo riabbracciarci presto e non soltanto virtualmente. Ringrazio Marco,
per la collaborazione, ma è un giovane che sta crescendo anche lui. E nel modo leggerato ringrazio voi soprattutto per avermi seguito. Un abbraccio a tutti.